Bene, qui siamo nella parte del magazzino dove c'era l'ufficio. Se voi riuscite a vedere l'ufficio, vi ringrazio. Io non riesco più a vederlo. Qui sono immerso nelle mie macchine da cinema professionali, quelle grosse. Qui ho addirittura una cinemeccanica di prima della guerra, del 1941. Esattamente la cinemeccanica, il Victoria 4B, eccolo qua. E questa qui è l'estensione del magazzino, che dopo c'è un'altra parte qua di dietro, e dopo c'è la terza stanza là che sarebbe il laboratorio. Qui, se vedete, tutte le macerie, casse, cassettine, purtroppo questo qui è l'ufficio, insomma, ecco. E questa qui è un'altra macchina da cinema. Grossa, queste qui sono le bobine e quella sono la mia collezione, cioè quella sono parte della mia collezione praticamente, che sono tutte un po' messe male, il modellismo. Qui praticamente ho le mie scatole ancora dell'aero piccolo, ancora nuove, perché l'aero piccolo non c'è più e per fortuna che di scatole ne ho 10 o 12. Là ho un po' di riviste di hi-fi e qua sotto ho altre riviste di suono, hi-fi, stereo play, e qui, come avevo detto, sono tutti gli annuari, eccoli qua. Praticamente qui si parte, qui sono messi un po' alla vaffanculo, perché praticamente c'è il 79, l'81, l'84, poi si ricade ancora nell'82, poi praticamente si riparte, si va sul 95. Si va sul 2001, 2003, dopo qua si va ancora sull'80, qui si va sull'87, 89, 82, si va e si cresce e si cala, insomma, ecco. C'è un amico che mi ha chiesto il V, questo qui è del 1991-92, mi aveva chiesto il registratore a cassette Teach, modello V510, eccolo qua. Aspetta un attimo che cerco di inquadrarlo alla meglio, così praticamente senza bisogno, lui basta che faccia un fermo immagine e se lo guarda. Andava addirittura da 30 a 19.000 Hz, costava 300.000 lire. Peso 4,75, era una novità, eccolo qua. Buono, gli annuari praticamente, come vediamo, sono tutti, eccoli qua. Quando io dico il dorso, ecco qua, quando io dico dorso, si chiama dorso, nel senso che proprio sono come, oltretutto, oltre ad avere praticamente le mie riviste di soldatini e delle automobili, Brescia il suo territorio, Edoardo Bianchi delle biciclette, la Fiat. E oltre ad avere qua un po' di materiale, diciamo delle fatture dei miei anni antecedenti, e dopo là sotto il quadro, eccetera, eccetera, poi là sotto c'è un altro cassettone dove sono detto tutto il resto. Ecco qua la TL AES, la Grado come cuffia, e qui abbiamo il Proced praticamente come lettore CD. Ecco, e questi qua sono gli annuari. Finali di potenza, diffusori, piastra cassette e tutto quanto. Adesso un attimo che vediamo in tempo reale se sono capace di fare disastri. Aspetta un attimo che faccio l'invito parte per parte, glielo mettiamo dentro così. Ecco fatto. E porca miseria. Qua ho fatto un po' di disastri, va bene. Adesso sono tutto a posto. Ecco qua. Questi qua sono tutti gli annuari. Aspetta un attimo che ne tiriamo fuori praticamente qualcuno, così tanto per far vedere che ci sono e vanno in profondità, perché non è che siano solo questi qua. Quindi di conseguenza potete capire che io quando li tiro fuori non è che praticamente vengo qui, tiro fuori, sia ordinato, tiro fuori il numero che volete voi, perché volete voi, eccetera, eccetera. Purtroppo non è proprio così, insomma. Adesso usciamo da questo
da questo posto che è stato tutto alluvionato, difatti ci sono ancora i rimasugli per terra di quello che era la situazione. E qua praticamente c'ho ancora Nuari, eccoli qua, Stereoplay, di tutto e di più, eccolo qua, Stereoplay, AR, Stereo, Review, Audio Review, cioè ce n'ho due file di qua e di là, poi ne dovrei avere. Ah, dopo qua c'ho dei giradischi Philips ancora. Qui ho altri fanali di potenza che sono nascosti qua sotto. Adesso un attimo che spengo la luce, questa qua del magazzino. Ecco, io che non entro più da qua dentro, qua in fondo sarà 6-7 anni. Perché un altro po' di queste riviste ce le ho di là. E questa qui è la Bestia, la Cinemeccanica degli anni 40. Che io ne ho qualcuna di queste macchine. Aspetta che esco perché praticamente da quando è successo il macello qua per terra, io praticamente non sono più entrato. Ecco, non sono più entrato e dopo qua ci sono le casse, le mie, ancora mezze montate, mezze smontate, ormai non ci faccio più caso, insomma, ecco. Ho buttato sopra tutto quello che c'era, ho ammassato e amen, insomma, è così la vita, insomma, dai. Niente, adesso spengo. Fatto, adesso al buio andiamo, che voi giustamente non vedete niente, ma non è colpa mia. E qui accendiamo la luce. Ecco, dopo qualcuno mi fa le teorie sulle valvole. Allora, questo è un armadio con 180 cassetti e di là ne ho ancora 4 di questi armadi. Allora, queste qui si chiamano valvole. Queste qua si chiamano valvole. A casa mia, né? Queste qua si chiamano valvole a casa mia. Queste qua si chiamano valvole, ecco, e di conseguenza posso andare avanti all'infinito, oltre ad avere praticamente, dov'è che sono? Questo qui è mezzo vuoto perché,